Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di Trota Torrente. L'altro giorno stavo guardando i file sull'hard disk e ho trovato una cartella con scritto Apertura Trota Torrente. E c'erano parecchi video di tutte le aperture che ho fatto nei vari anni che non ho mai pubblicato. E oggi volevo montarli tutti assieme in un video e farvi vedere la mia evoluzione con la tecnica della Trota Torrente e tutti i vari posti che sono riuscito a trovare per fare l'apertura, che ogni anno avviene l'ultima domenica di febbraio. Quest'anno non ho potuto farla perché eravamo in zona rossa, quindi ahimè, 2021 senza apertura della Trota Torrente e non sono ancora riuscito ad arrivare al mio torrentino preferito a fare una bella pescata, infatti un po' mi manca. E vabbè, con questo video andiamo a rivedere i miei momenti sul torrente. Il primo anno che ho pescato in torrente è stato la fine del 2014, dove mi ero iniziato a appassionare a questo tipo di pesca, e un mio amico, che lui ci andava spesso, mi ha detto: vieni con me qualche volta, prova a usare la bolognese da 6 metri. Lui usava una teleregolabile, però io non ce l'avevo, avevo una bolognese, ho usato quella e non mi ci trovavo per niente. Allora l'anno dopo ho deciso, visto che comunque volevo provare a pescare in torrente, di iniziare come si fa da sempre a pescare, quindi con la canna fissa. Primo anno 2015, apertura con la canna fissa. Ho usato una canna fissa da 7 metri, un'atura semplice, due pallini e terminale, basta. E infatti appena arrivato sul posto, ho preso la prima trota a vista. E le immettevano le trote, quindi vabbè, è facilitata l'apertura. Però prima pesce, subito preso, carico a 1000, letteralmente. E dopo qualche minuto prendo la seconda in una grande buca. Sollevata di peso, letteralmente, perché io sarà un 3 metri d'altezza quella cascata. E poi finalmente nella stessa buca riesco a prendere la mia prima vera trota di torrente, una bellissima Fario. Piccolina, però davvero speciale. Infatti l'ho rilasciata, primo video di un rilascio di una trota. Avevo una GoPro Hero 3 avevo qua. 2015, primo periodo, ho iniziato a pescare con la canna fissa, ho iniziato a capire come si pescava in torrente, e verso la fine dell'anno ho iniziato a pescare con la bolognese con qualche risultato carino. Nell'inverno ho preso la mia prima teleregolabile, una 8 metri, e 2016, sempre nello stesso torrente, mi presento con la mia teleregolabile nuova. Pioveva, perché come sempre io le aperture o le faccio con la neve o con la pioggia, sempre. Freddo, pioggia, neve, però anche lì mi sono divertito. Qua ero con il mio amico che mi ha portato a pescare in torrente, che è stato lui a invogliarmi a pescare nei fiumi a trote.
quando registro con la GoPro prendo magari uno o due pesci al massimo, quando la spengo inizio a prendere sempre. Infatti questa apertura qua ne avevo prese 4-5 di trote, però ho il video solo di una, però vabbè, dai, non mi lamento. Una settimana dopo mi ripresento sullo stesso torrente, perché comunque sapevo che ne avevano immesse parecchie di trote. Mi ripresento lì e ne prendo due piccoline, una nello stesso punto dell'altra volta, della settimana prima. Io di solito pesco sempre con pallettone e un terminale sui 30 cm. Ma la cosa davvero bella di quest'anno è stata questa trota che vi farò vedere. Vi farò vedere il video integrale senza tagli. Forse vi tolgo l'audio perché dico cose che dopo YouTube mi censura, però questa trota ve la faccio vedere completamente.
Questa trota qua che avete visto è ancora il mio record del trota torrente, 43 centimetri di trota. Ok, va bene, è una trota di immissione, però sono sempre 43 centimetri e poi avete visto come cazzo l'ho tirata su. L'anno dopo, 2017, super in hype dall'anno prima che mi trovavo benissimo con la teleregolabile, mi sono regalato una teleregolabile da 10 metri. Mi presento sempre sullo stesso torrente perché di solito le aperture le faccio sempre su quel torrente perché mi piace davvero tanto. Mi presento un'ora prima dell'alba, infatti la GoPro fa un po' fatica a vedere. La cosa brutta dell'apertura della Trota Torrente è l'affollamento di persone. Davvero, ce n'è davvero tanti di pescatori e fai fatica a pescare dove vuoi. È un po' stressante da quel punto di vista, però essendo però pescando in un torrente del genere, così bello, non ci pensi. Nel 2018-2019 non ho fatto l'apertura della trota. Un anno, 2018, avevo iniziato a fare le gare, quindi il giorno dell'apertura c'era una gara e infatti non sapevo se fare la gara o se andare a fare l'apertura, però ormai ero iscritto a questo torneo e quella gara capitava proprio in quel giorno e ho dovuto fare la gara. Poteva andare meglio anche la gara, ho fatto un terzo posto, quindi a ripensarci magari vado a fare l'apertura. Nel 2019 lo stesso, un'altra gara nello stesso giorno, e quindi passiamo al 2020, l'anno scorso. L'anno scorso abbiamo deciso con un mio amico di cambiare posto, non andare nel solito torrente, ma andare sul Piaverna. Posto bellissimo, davvero stupendo, però davvero troppi pescatori, eravamo in 500 metri saremmo stati in 50 pescatori, davvero davvero troppe persone, infatti né io né lui prendiamo niente, ma dopo un paio d'ore che peschiamo sul Piaverna decidiamo di cambiare posto, la GoPro muore perché la GoPro muore di batteria, non avevo ancora le batterie di ricambio e inizia a prendere.
E niente ragazzi, queste qua sono state le mie aperture della trota torrente. Spero al più presto di poter tornare anch'io su un torrente a pescare, a prendere qualche bella trota e portarvi il video sul canale. Iscrivetevi, attivate la campanella, lasciate un like se vi è piaciuto il video e ci vediamo alla prossima. Ciao!